Ciao, benvenuti o bentornati sul nostro canale. Oggi risponderò a 10 domande inerenti alla successione testamentaria. Il testamento può essere modificato o revocato solo dal testatore. La legge stabilisce infatti che il testamento sia illimitatamente revocabile. È infatti possibile modificare o revocare un testamento pubblico con uno olografo o viceversa. Deve essere consegnato in originale al notaio, unitamente all'estratto per riassunto di morte del testatore. Il notaio, in presenza di due testimoni, procede con la verbalizzazione, che viene chiamato verbale di pubblicazione di testamento olografo, dove viene descritto il documento e ne viene trascritto il contenuto. No, chi redige un testamento olografo può conservarlo a propria cura dove ritiene, senza darne notizia alcuna a nessuno. Oppure, se teme che il testamento possa andare perso, può scegliere di depositarlo presso un notaio, ma non è obbligatorio. È nullo quando presenta gravi difetti nella forma, oppure perché è contrario alla legge. Nel caso del testamento olografo, un grave difetto di forma è l'assenza della firma, oppure la non completa scrittura di pugno da parte del testatore. Nel momento in cui ci sono difetti di minore importanza, quale ad esempio la mancanza della data, oppure se nel momento della stesura il testatore era incapace di intendere e di volere. Prima di rispondere alle altre 5 domande, vi chiediamo come sempre di mettere un like a questo video, di iscrivervi al nostro canale e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati. Vi ricordiamo inoltre che se voleste consulenza siamo sempre reperibili, mandateci una mail e vi aiuteremo. Ma può essere nominato esclusivamente dal testatore, indicandolo nel testamento. Può essere indicato uno o più esecutori, scegliendole anche tra i legatari e gli erede. Deve controllare che vengano eseguite tutte le ultime volontà del decuius. Deve quindi amministrare i beni, pagare i debiti, riscuotere i crediti ed eseguire i legati. Se tra i chiamati all'eredità ci sono minori, assenti, interdetti o persone giuridiche, l'esecutore dovrà far mettere e procedere con la redazione dell'inventario. Sono testamenti caratterizzati dall'estrema semplificazione delle formalità da rispettare, ai quali si può ricorrere solo se il testatore si trova in situazioni eccezionali, come malattia, calamità e infortuni, o come nel caso di testamenti fatti a bordo di nave, aeromobili o testamento dei militari. L'azione di impugnazione consiste nel promuovere un giudizio davanti al tribunale di competenza, con l'obiettivo di far dichiarare l'invalidità del testamento per annullabilità o nullità. L'azione di impugnazione può essere fatta da chiunque ne abbia interesse. Se il testamento dispone solo di alcuni beni, accanto alla successione testamentaria ci sarà la successione di legittima e di conseguenza i beni non indicati saranno devoluti ai parenti più prossimi. E con questa abbiamo finito le prime 10 domande che ci vengono fatte quando andiamo a dare consulenza per la successione. Serve anche a te? Ti ricordo che abbiamo attivato un servizio per l'AGE dedicato solo ed esclusivamente a chi ha problemi di questo tipo, quindi contattaci, spiegaci qual è la problematica e ti aiuteremo noi. Nel frattempo ti saluto e ti invito a vedere il video che uscirà venerdì prossimo, sempre su questo canale.